attenzione, Ken al limite, entra in aria, vince un contrasto, prova a girarsi con il destro e siamo avanti noi. Esattamente, al minuto 23 nel corso del primo tempo cambia il parziale al San Nicola il signor Bonaventura. Jack l'ha messa sotto l'incrocio dei pali con una conclusione a giro, interno piede destro. Che ritorno per il centrocampista viola con la maglia azzurra. Ecco, il primo gol in maglia azzurra alla 16ª presenza a 34 anni. Sì, poteva sbloccarla forse il giocatore più in forma della nazionale in questo momento. Lui è rilassato, sereno, l'abbiamo visto in settimana a Coverciano, certo prima poi che succedesse quello di cui tutti quanti hanno parlato e anche noi in questa fase. Comunque gran gol di Bonaventura, si è girato, perfetta la sua conclusione con il destro, forse è stata anche una deviazione di un giocatore maltese. C'è stato un tiro molto molto preciso proprio di Bonaventura verso l'incrocio dei pali alla sinistra del portiere Bonello, non ci ha potuto assolutamente arrivare l'esterno difensore maltese e al 22esimo siamo in vantaggio per 1-0. La rete di Jack Bonaventura che sblocca la partita, una rete che insomma aspettavamo perché è un giocatore importante, un giocatore che a 34 anni si è ripreso la maglia azzurra dopo le belle parole spese per lui da Luciano Spalletti. Dopo tre anni dall'ultima presenza nel 2020, un amichevole contro la Moldavia, però ripeto, è anche il primo gol nella carriera di Jack e Bonaventura con la maglia della nazionale. Gol meritatissimo da questo ragazzo che sta veramente disputando un gran campionato con la Fiorentina di Vincenzo Italiano, così come del resto tutta la squadra viola. In tre minuti di recupero da qui al termine del primo tempo si fa vedere ancora Bonaventura e questo pallone che non riesce ad inoltrarsi nell'area di rigore di Malta, poi Berardi di prima, il tocco per Barella, Berardi nel rigore sinistro, il ragazzo di Calabria raddoppia al minuto 45 e 15 secondi per gli azzurri con il suo piede d'elezione, appunto il sinistro, è riuscito a disegnare la traiettoria a giro andando a baciare il palo alla destra di Bonello che nulla ha potuto in questa occasione, e il 2-0 per l'Italia e si va a riposo come auspicavamo con il doppio vantaggio. Magari chissà, mancano ancora due minuti, sì, quindi certo, qualche cosa potrebbe ancora accadere, e questa però è una grande azione con Berardi e poi con Barella finalmente protagonista quasi a memoria questa volta. Riesce invece il meccanismo, funziona il meccanismo della nazionale, poi la tecnica di Berardi che apre questo sinistro con la conclusione imparabile che tocca il palo prima di entrare in rete. Questa è una nazionale che tecnicamente ha dei numeri importanti, adesso al di là dell'avversario. Ci sono giocatori forti, quelli che non sono a disposizione di Luciano Spalletti, ne abbiamo parlato per le note vicende all'inizio in presentazione di questa partita, ci riferiamo ovviamente a Sori che entra in area da sinistra, punta l'avversario, cross arretrato, Ken che mastica il traversone, arriva Berardi! 3-0 per l'Italia, il ragazzo di Calabria, questa volta col destro, dopo un'altra topica della difesa maltese, è riuscito a depositare alle spalle in questa occasione dell'incolpevole Bonello. 3-0, 19esimo in corso, siamo nettamente avanti noi rispetto alla nazionale maltese, siamo nel secondo tempo e possiamo quindi tornare alla regia per la messa in onda del terzo. I tre minuti di recupero concessi dal signor Strukan della federazione e croata, azzurri che hanno dominato in lungo e largo la partita, non hanno concesso assolutamente nulla agli avversari, sono andati a segno per tre volte con delle combinazioni convincenti, anche con gol di pregevolissima fattura, in particolare quello, il primo di Bonaventura e il primo di Berardi, che poi ha chiuso la sua prova con la doppietta nel secondo tempo, un interno collo destro sulla buona iniziativa a sinistra di Raspadori. Insomma, una nazionale che in qualche modo, almeno per 90 e più minuti, ha lasciato che i tifosi azzurri potessero dimenticare, in qualche modo potessero appunto mettere da parte i problemi di cui si parla e tanto in queste ultime 72 ore, ma insomma è una vittoria che ci porta a Wembley con una certa convinzione, con determinate certezze. Quella sarà una partita da giocare con il massimo dell'impegno, ci mancherebbe altro, ma sarà una partita che, se condotta in modo positivo dalla nostra nazionale e se finirà con un risultato positivo per la nostra nazionale, potrà scortarci alla qualificazione verso Euro 2024 la prossima estate in Germania, dove dovremo tornare ad essere assoluti protagonisti. Intanto Odoge prova a farsi luce tra molti uomini, sempre Frattesi in area di rigore, tentativo di sinistro, rete,
ancora Frattesi, che evidentemente ci ha preso gusto con la nazionale dopo la doppietta nella sua ultima apparizione. Il centrocampista dell'Inter va a segno anche nel finale di partita, all'ultimo minuto di recupero contro Malta, calando il poker in questa serata di Bari. Quindi gli azzurri che ora conducono per 4-0, si è concluso abbondantemente il terzo e ultimo minuto di recupero concesso al direttore di gara. Abbiamo raggiunto il quarto gol con Davide Frattesi, ostinato, caparbio nel condurre questo pallone al limite dell'area di rigore avversaria e poi chiudere con il sinistro verso il palo, lì dove Colello non poteva assolutamente arrivare, visto il pallone rotolare alle sue spalle per la quarta volta l'estremo difensore maltese. Crediamo che su questo gol del nostro numero 14, il centrocampista dell'Inter, ex Sassuolo, possa chiudersi la partita. È una partita che l'Italia ha stravinto per 4-0 contro una nazionale inconsistente come quella maltese, ma ripetiamo, è un buon viatico in vista di Wembley. Martedì sera finisce qui la serata di Bari, finisce qui la partita giocata dagli azzurri contro Malta, 4-0 il risultato finale. Vi abbiamo detto tutto, vi riepiloghiamo semplicemente i marcatori del primo tempo: Bonaventura e Berardi, nel secondo tempo Berardi e ancora Frattesi dopo la doppietta dell'ultima apparizione in azzurro. A me non resta che ringraziare, gentili ascoltatori, per la preziosa collaborazione tecnica Paolo Ranaldi.